Ci troviamo in nord della Lombardia, è un'area mineraria molto particolare, principalmente nella fascia orobica. Abbiamo delle mineralizzazioni a galena, blenda, siderite, quindi mineralizzazioni legate al ferro, al piombo e allo zinco. E tutta l'area è un'area molto storica, molto particolare. Inizi la miniera più antica qua di questa zona risale al 1100 ed è una miniera molto, diciamo così, bassa, stretta, piccoli cunicoli perché svuotavano solo quella che era la vena di minerale e risale appunto al 1100. Fino a pochissimi anni fa hanno lavorato e estratto ancora dei minerali in queste zone. Qua ci troviamo ai piani Resinelli, in provincia di Lecco, a 1000 metri sopra la città di Lecco. In questa zona è tutta un'area piombo-zincifera, legata alla galena e alla blenda. La miniera visitabile turisticamente, recuperata 15 anni fa, è una miniera di galena ed è una miniera molto antica. Inizialmente attorno al 1500 fino al 1958, anno di chiusura per questione di costi, quindi economia, non aveva più senso estrarre in queste realtà il minerale di galena. Diamo dei riferimenti temporali che sono in quest'epoca antica con attrezzi manuali, quindi punta, martelli, picconi, circa 1 metro in 2 mesi e mezzo due minatori che lavoravano a cottimo, quindi 12-14 ore. Lavoravano, dormivano, sempre dentro all'interno della miniera, perché la temperatura ovviamente è più calda rispetto a quello che è neve, ghiaccio, temperature sotto zero e rigide dell'inverno. La località Piani Resinelli fa parte della Val Sassina. La Val Sassina è conosciuta anche da scritti di Leonardo da Vinci che parlava, ha fatto diciamo così, un cenno alle miniere che aveva incontrato lungo la valle, perché tutta la Val Sassina è un'area assolutamente mineraria per eccellenza, insomma, ci sono diverse mineralizzazioni e l'epoca di sfruttamento è stata lunghissima. Le miniere che abbiamo in gestione sono state recuperate con un progetto a fini turistici e sono accessibili praticamente a tutti quelli che hanno capacità motorie autonome, da partire dai 3 anni in su. Tant'è che alcune aree sono state destinate anche ai più piccoli, come quella dove ci troviamo adesso, che è l'area degli gnomi, che mi aiutano a spiegare, far comprendere meglio quello che è stato il ciclo del minerale, cosa veniva utilizzato a fare, come veniva, diciamo così, estratto il minerale dalla materia prima. E quindi niente, è accessibile proprio a tutti, scolaresche, gruppi e singolarmente le domeniche che siamo aperti. Ci troviamo ora diciamo così, nel periodo intermedio, quello che va indicativamente dalla fine del 1600 fino ai primi del 1900, ovvero nel periodo di introduzione della polvere da sparo. La polvere da sparo, per essere inserita all'interno della roccia e per far sì che avvenisse la volata esplosiva, venivano realizzati dei fori che hanno una forma particolare, si vede molto bene, hanno una forma pressoché triangolare. Questi fori erano realizzati a mano dai due minatori. Quello più anziano teneva una punta metallica appoggiata dove doveva fare il foro e l'altro minatore più giovane colpiva con la mazza. Ogni colpo giro, ogni colpo giro, ogni colpo giro, così indebolisco la roccia e riesco a creare questo foro. Circa una ventina di fori, profondi 70-80 cm, 1 mese e mezzo circa di lavoro, 10-12 ore al giorno per avere 1 metro di avanzamento circa in 1 mese. Quindi risparmiavano 1 mese rispetto all'epoca precedente, che era il lavoro, era solo e esclusivamente manuale. Ci troviamo ora nella parte moderna, ovvero nella parte dove è stata introdotta l'aria compressa e l'introduzione martello perforatore o perforatrice e della dinamite ha fatto sì che l'avanzamento della galleria fosse di 1,5 metri ogni volata, ovvero ogni turno di lavoro, quindi giornalmente. Quindi questa miniera ci fa attraversare 3 epoche con 3 avanzamenti diversi, 1 metro in 2 mesi e mezzo, 1 metro in 1 mese e mezzo, 1,5 metri tutti i giorni, quindi gli ultimi 450 anni di storia mineraria. Sono Dario Milani, guida mineraria ai Piani Resinelli dal primo giorno di apertura, il 16 agosto 2002. Sono gestore di due realtà minerarie, questa di Resinelli e quella di Cortabio di Primaluna, dal 2007.